consigli a privilegiato, quindi penso che per voi dall'anno scorso sia no, importante un punto di riferimento anche delle spogliatoie, sicuramente quando c'è magari qualcosa che non va o qualcosa da dire, un punto di riferimento importante anche per i più giovani, come ho detto di prima. Qualsiasi consiglio, bene o male, diamo quasi sempre tutti da lui, quindi lui è sempre a disposizione. Lui è sempre stato, speriamo che lo sarà anche in futuro. Se no lo chiediamo in bagno e lo migliore. Ieri siamo andati anche su Striscia la Notizia, me l'ho detto. Pure. Sì, perché delle esultanze fanno vedere. Quando picchiate Fontana? Di no, dicono, guardate che esultanza strana. Dopo il gol non si abbracciano, menano il potere di riserva, una cosa del genere. Non l'hanno detto, io non l'ho visto. E poi contro il Grosseto c'era quella, la Fico, che, qui da noi, che faceva la candid camera. Ah, sì, è vero, fa. Mannaggia, se lo sapevate. Nel gabbiottino della biglietteria. Uria, dopo un inizio in cui hai giocato poco e stai ritagliando lo spazio come l'anno scorso, anche se spesso in una posizione diversa, sì, a sinistra o... No, vabbè, non è importante comunque la posizione, non male, va bene anche lì a sinistra, perché comunque mi permette magari di rientrare, di usare di più il mio piede frequentemente. All'inizio stagione sì, ho avuto pochi spazi, diciamo così, perché comunque la squadra era collaudata in quel modo, comunque la scelta è sempre da fare l'allenatore. L'importante è sempre trovarsi pronti, si è sempre fatto trovare pronto io, si è sempre fatto trovare pronto Rubino, ha dimostrato anche questo weekend facendo due gol. L'importante è lavorare sempre e stare lì sul pezzo, che è la cosa più importante. Noi vogliamo tutti sempre nella stessa direzione, le cose che contano maggiormente sono queste, il resto le valutazioni le fa il mister. Che per domenica e sabato scorso all'uscita sembrava che non avesse più venuto molto la sostituzione, ci siamo sbagliati noi. No, però sì, l'ho fatto. No, sono arrabbiato perché cominciavo a stare bene proprio in quel momento, è strano a dirsi. Sì. Però cominciavo a stare bene proprio in quel momento, perché dal primo tempo della mia parte avevo veramente il sole in faccia. Quando alzavo la testa cercavo lui, non riuscivo proprio a vederli perché avevo il sole massacrante in faccia. E in quel momento sto cominciando un po' a ingranare e l'ho fatto solo presente. Poi io non riuscirei mai a arrabbiarmi. No, ma io personalmente sono convinto che se un giocatore che viene sostituito non si incazza, è sicuro che non ha un dolore penale. No, questo sicuramente. Secondo me. No, voglio dire, poi ci sono modi e modi. No, beh, chiaramente. No? Chiaro che se uno avvia un pattino e comincia a picchiare. No, però. Ma sì, poi è chiaro che se ti sostituiscono sul 4-0 per la stringhi noi. Anche a fare come ha fatto Tevez con Mancini, per esempio, che sono andati a quel paese, sono presi. Sì. No, ma poi ho visto che alla fine c'è stato questo tentativo di sollevare mister. Sì. No, ce l'avevamo in pugno, solo che c'è la telecamera, ci fa non farci fare. Non fatemi fare figure di Emmy. Per questo che ritardavate. Sì, è certo. E per tu è io Varese, ho preso il mazzo. Fai quelle scelte di vita. Ma ed eri tu uno dei due. Sì, sì, però io giro. Sì, no, ci mancherebbe altro. Cioè, infatti poi, quando abbiamo detto la cosa al mister, lui ha detto, no, guardate che è stato il primo venendo ad abbracciare. No, abbracciare. Era su. Si capisce quando uno non è contento perché... comincia a patire un po' le botte, quindi state a fare attenzione, rischiamo di fare male. Avete giocato con qualche giocatore del Frosinone in passato? Conoscete io personalmente no. Vabbè, conosco Mastro Nunzio, Santo Duvo. Santo Duvo. Che Varese. Sì, per caratteristica è un giocatore fastidioso lì davanti, fare patto da solo. Ma non hai mai giocato assieme? Ci siamo incrociati diverse volte, sì, incrociati, sì. Ma è vive in provincia di Bari, quindi come caratteristiche ci conosciamo abbastanza. Facile. Quindi ci sono anche dei giovani per interessanti, c'è questo Sansone, ad esempio, altre volte qui davanti. Giovani sicuramente, se in questo momento di difficoltà, lo la squadra è validissima, però quando cominciano a ingranare, fanno sapere che problemi hanno dentro magari lo spogliatoio, dentro la società, questo non possiamo sapere. Se sono andati anche in ritiro, questo
questo sicuramente non sarà facile, detto per loro. Per ricompattarsi. Ricompattarsi, sì. Può essere utile, ma non è sicuramente fondamentale andare in tiro per ricompattarsi. Cioè, ognuno comunque deve sapere quali sono i problemi, cercare di andare incontro l'uno verso l'altro. Sì, sicuramente. Andare in ritiro una settimana a ricompattarsi. Un po' lunga. Se è un po' tanto lunga, sì. Può essere un bene o un male. Per me sapere come va a finire. Consumi talmente tante energie nervose, sì. Ti arrivi da perdere, sì, dipende dalla squadra, da come l'allenatore è ancora in quello carbone, sì. Dipende tutto dalla partita di sabato. Raffaele, l'impressione poteva essere che col tuo impiego davanti modificasse qualche schema, in realtà ho visto che non è stato, al di là del fatto che è stato un po' più di cross dalle fasce estreme, ma peraltro, è utile. Cioè, io ti ringrazio, però per caratteristiche sicuramente con me si sfrutta meno, forse qualcuno di voi, un gioco di contropiede o di velocità, ma non perché so correre anch'io, però magari faccio 30 metri in 5 secondi, magari Cristian deve fare 3 e mezzo, 4, certo. Non so la differenza come Pablo. Dipende anche da quello che, la volontà del mister, perché lui legge bene le partite, cioè se le prepara bene. Tante volte la scelta tattica è dettata anche da certe situazioni delle squadre avversarie, però non si può cambiare la mentalità di questa.